Un altro racconto tratto da Storie della Buonanotte per bambine ribelli. Maria era una bambina goffa e per niente popolare. Era certa che sua madre volesse più bene a sua sorella perché era più magra, più carina e più popolare di lei. Un giorno la madre di Maria scoprì che la bambina aveva una voce straordinaria. Così la incoraggiò a cantare. Avrebbe guadagnato dei soldi per tutta la famiglia. Provò anche a iscriverla al Conservatorio Nazionale di Atene, ma Maria fu respinta perché non aveva mai studiato canto in modo formale. Così sua madre la mandò da un'insegnante privata. Quando la donna sentì cantare per la prima volta Maria, rimase senza parole. Era la voce più straordinaria che avesse mai udito. Nel giro di pochi mesi Maria fu in grado di eseguire tutte le arie più difficili e non solo. Il suo modo di cantare andava dritto al cuore. Maria fece di nuovo domanda d'ammissione al Conservatorio Nazionale e questa volta fu ammessa. Una sera debuttò sul palcoscenico del teatro dell'opera più prestigioso al mondo, La Scala di Milano. Quando cominciò a cantare, il pubblico si ritrovò a pendere da ogni singola nota e da ogni singola parola che usciva dalle sue labbra. La voce di Maria li trasportava in un luogo pieno di passione, rabbia, gioia e amore. Alla fine scrosciarono gli applausi, tutti si alzarono in piedi e lanciarono rose sul palcoscenico. Maria diventò la soprano più famosa di tutti i tempi, tanto da meritarsi un appellativo unico, la Divina. Sarò sempre esigente, quando è necessario, per ottenere il meglio. Maria Callas.